Bene, buonasera a tutti e benvenuti. Vi ringrazio di essere qui e ringrazio Hangar Teatri per l'ospitalità. Per chi fosse qui per la prima volta, per chi non ci conoscesse, noi di AIS promuoviamo questi AI Talks, delle serate in cui facciamo divulgazione scientifica sui temi dell'intelligenza artificiale, del machine learning e delle operazioni che ne derivano. Vi spiego, prima di cominciare, come sarà strutturata la serata. In tutto ci saranno due talks della durata di circa 40-45 minuti e seguirà uno spazio di circa 10 minuti in cui voi del pubblico potrete fare domande, potrete intervenire e favorire lo scambio di idee. Con oggi siamo giunti al terzo appuntamento dell'anno, il primo di questa serie primaverile. Come vedete qui in grafica, al momento abbiamo in programma altri due talks, uno l'8 aprile e il secondo il 6 maggio. Ringrazio i partner di questa iniziativa, come dicevo Hangar Teatri per l'ospitalità, per ospitarci quest'oggi e per averci ospitato negli scorsi mesi, e l'Università degli Studi di Trieste che ha fornito il patrocinio nelle manifestazioni del suo centenario. Ringrazio soprattutto i due protagonisti della serata, Leonardo Egidi e Giulio Caravagna, che questa sera ci accompagneranno in un viaggio tra le sfide della statistica nell'ambito della crisi di replicazione scientifica e l'intelligenza artificiale per le scienze della vita. Leonardo Egidi è assistant professor presso l'Università di Trieste e il suo ambito di ricerca coinvolge prevalentemente la statistica bayesiana con svariati ambiti di applicazione, dall'epidemiologia alle scienze sociali fino allo sport. Dal 2020 è anche principal investigator di un progetto di ricerca di interesse nazionale. Giulio Caravagni invece è a capo del Cancer Data Science Lab presso l'Università di Trieste e il suo ambito di ricerca riguarda prevalentemente le scienze della vita, applicazioni concrete della biologia, di cui soprattutto la ricerca sul cancro. Bene, io lascerei la parola al primo speaker, quindi chiamo Leonardo Egidi a salire sul palco. Grazie. Però funziona, beh, io non ho mai usato il Mac in vita mia, quindi adesso il mio assistente, che è un mio collega, amico, mi metterà le slide, una cosa bellissima, quindi faremo la prova in diretta se le slide funzionano, cosa molto bella. Intanto abbiamo sbagliato completamente le foto perché siamo due ciccioni nelle foto, questa è la prima grande cazzata di questa sera, potremmo pure scegliere delle foto migliori, ma questo è quanto. Bene, fammi fare la prova se va avanti e indietro. Benissimo. Allora, buonasera a tutti. È un piacere, grazie all'Associazione di Studenti. AI2S è un'associazione veramente fantastica. Io vorrei che vi facesse subito un applauso perché questi ragazzi si fanno un lavoro incredibile. Subito captatio benevolenze, perché va bene così, perché Giulio tra l'altro è stato il mio tesista e sono veramente bravi ragazzi e stanno facendo cose molto molto belle. Allora, di cosa parliamo oggi? E grazie ovviamente ad Hangar Teatri, che non vi vedo, siete come Dio là sopra, ma insomma siete sempre belli e fantastici anche voi. È una luce praticamente, come essere investiti dalla Madonna in questo momento. Allora, Lost in Replication. Allora, dove nasce questa cosa? Io stavo cazzeggiando, zziando una domenica post Sanremese cercando di non ascoltare Angelina Mango in radio, quando a un certo punto mi ruba gli occhi un articolo su D di Repubblica, perché ovviamente l'intellettuale che sono, ovviamente non potevo ascoltare Angelina Mango, però comincio a leggere D di Repubblica e trovo un articolo di Elena Cattaneo, farmacista e biologa di fama mondiale, e mi rendo subito conto che questo articolo parla di cose particolarmente interessanti, perché parla fondamentalmente della replicazione scientifica. Cos'è la replicazione scientifica? È quella capacità fondamentalmente, una volta che uno studio viene pubblicato, di riprodurre usando gli stessi dati i risultati dello studio. A replicarlo sono tenuti per esempio dei soggetti terzi esterni allo studio. Bene, se oggi parliamo di crisi di replicazione scientifica, purtroppo è per il fatto che molta della ricerca sperimentale
che troviamo su molti giornali purtroppo non è replicabile, non è riproducibile. Quindi quella di oggi vuole essere una sorta di monito, no? Una sorta di monito a dire va bene, la scienza è una scienza che deve portare avanti dei segnali chiari, è una buona scienza, una scienza che in qualche modo riesca a essere replicabile. Elena Cattaneo dice questa frase molto bella, chiude questo articolo in cui si parla di ritrattazione degli articoli, di riproducibilità scientifica e dice: una volta ottenuti i dati finali degli esperimenti, lo scienziato non può modificarli per adeguarli alle preferenze o aspettative proprie o di una maggioranza. A volte il risultato è spiazzante, contraddice ogni previsione e ipotesi iniziale. E ancora dice, quando ciò accade, i 1000 occhi degli studiosi che in tutto il mondo riporteranno quegli esperimenti per verificare la solidità del risultato sono la garanzia per tutti che lo scienziato, le cui convinzioni sono state confermate o smentite dai dati, si è rimasto fedele al metodo e alle prove, descrivendo la realtà come la scoperta e non come vorrebbe che fosse. First reaction shock, direbbe un comico toscano, perché dico, bello, mi piace questo argomento, no? Parla di cose molto belle, cose che mi piacciono. Io andai come visiting alla Columbia University 8 anni fa, dove un guru della statistica mondiale, di cui parleremo anche dopo estensivamente, è quello che per primo ha parlato di crisi della replicazione scientifica, è quello che per primo ha parlato di metodi statistici per in qualche modo avere a che fare con la replicazione scientifica. E allora oggi, come farebbe un bravo storyteller, come dicono quelli bravi adesso, vi racconto qualche storia che viene dalla farmacologia, dalla psicologia, dall'economia, e voglio che in qualche modo ne vediate con me i limiti, poi parleremo più estensivamente in qualche modo di crisi di replicazione scientifica. Insomma, che abbia inizio finalmente Lost in Replication. Allora, prima storia, ovulazione e voto. Sì, questo articolo nel 2013 esce su una rivista importante, molto importante di psicologia, e mette subito in relazione l'ovulazione delle donne con il voto durante la campagna delle presidenziali americane del 2012. Come vedete il titolo in inglese, praticamente dice la fluttuazione del picco, diciamo la fluttuazione femminile nell'ovulazione, chiaramente politica, religione e ciclo ovulatorio. Cosa dice questo articolo? Leggiamo insieme cosa dice questo articolo come, diciamo, asserto principale. Allora, attenzione, attenzione, stiamo sempre attenti, non perdete l'attenzione. L'ovulazione ha portato le donne single a diventare più liberali, meno religiose e più propense a votare per Barack Obama. Al contrario, l'ovulazione ha portato le donne sposate a diventare più conservatrici, più religiose e più propense a votare per Mitt Romney. Nel complesso, il ciclo ovulatorio non solo influenza la politica delle donne, ma sembra farlo in modo diverso per le single rispetto alle donne sposate. Okay? Quindi è una cosa piuttosto importante, insomma, ci fa capire che probabilmente l'ovulazione ha, diciamo, degli effetti importanti per quanto riguarda, diciamo, i due candidati. Ora, questi due bei maschi alfa, che nel 2012 si contesero le elezioni, vedete Mitt Romney da una parte, classico capo di famiglia repubblicano, Barack Obama dall'altra parte. Ma ci sono tre risultati fondamentali. E perché ne parliamo? Perché questi risultati fondamentali sono stati avvalorati mediante tecniche statistiche. Ci sono tre risultati fondamentali. Allora, il primo risultato fondamentale è che le donne single sono più propense a votare per Barack Obama di quelle sposate. Ora, un commento che viene da fare subito è che sicuramente Barack Obama, candidato americano, afroamericano, prestante, intelligente, insomma, farà sangue sicuramente alle donne single, no? Sicuramente un pochino, insomma. Secondo grande risultato, tutto vero, tutto vero, nessuna finzione. Le donne single sono più propense a votare per Obama se sono nel periodo ad alta fertilità rispetto al periodo a bassa fertilità. Beh, una dice, la donna classica single ha voglia di figliare, vorrei farlo magari più con un candidato come Barack, insomma, magari, no? Questo chiaramente può essere una grande implicazione. Terzo risultato del paper. Le donne sposate, tuttavia, sono più propense a votare per Romney se sono in un momento ad alta fertilità rispetto al momento a bassa fertilità. D'altronde Mitt Romney, l'abbiamo visto in foto prima, insomma, è un po' un cedro, no? Assomiglia un po' a questo cedro di Mitt Romney, forse non attira granché, quindi forse addirittura assomiglia troppo ai mariti delle repubblicane, quindi forse anche da qui, insomma, forse la non voglia di votare per questo, diciamo, politico qua. Adesso, con tutti, diciamo, le battute che noi possiamo fare su questo studio, ma questo studio ha dei problemi statistici importanti, perché adesso passiamo dal serio al faceto o dal faceto al serio. Questo articolo riporta una significatività statistica per tutto questo che è stato trovato. Chiunque sia un attimino, diciamo, vicino alla letteratura scientifica sa benissimo che la statistica è una sorta di lascia passare, e ogni volta che un cosiddetto valore P, una metrica,
è sotto una certa soglia, questo lascia passare per dire tutto il contrario di tutto. Non ha neanche importanza quanto male sia stato, diciamo, disegnato uno studio, qual è la scelta del campione, quali sono stati i dati, diciamo, selezionati, non ha importanza. E non solamente. Qual è un grande problema di questi studi? Questi studi non sono replicabili. Non sono replicabili perché? Perché non è stato dato il bugiardello, come il bugiardello delle medicine, per riuscire a replicare tutti quelli che sono stati i passaggi. Quindi viene da pensare che i ricercatori sono partiti con un'idea pre-sperimentale. A un certo punto hanno fatto dei confronti, hanno fatto degli aggiustamenti, e a quel punto cosa avranno detto? Avranno trovato qualcosa, avranno pescato tra tutti i confronti quello che veniva a essere, diciamo, statisticamente significativo. Ma se avessero visto altri dati, la domanda è questa che ci dobbiamo porre, se loro avessero visto altri dati, avrebbero magari potuto eseguire altre analisi in qualche modo coerenti con la loro teoria sostanziale. Quindi questo paper, purtroppo, che è stato citato molto anche, purtroppo non è minimamente replicabile. Andiamo avanti. Altro paper, sempre nel 2013, sempre stessa rivista. Questo paper mette in relazione la forza nella parte superiore del corpo con la voglia di redistribuire il reddito e la ricchezza in tre stati: Argentina, Stati Uniti e Danimarca. Ora, vi parrà subito chiaro che, per quanto ci siano pure simpatici gli argentini e i danesi, gli statunitensi magari qualche volta meno, perché questi tre stati? Non si sa. Perché questi? Non si sa. Questi hanno preso tre stati, Argentina, Danimarca e Stati Uniti, e hanno detto, vediamo se la parte superiore del corpo, la forza, in qualche modo ci parla di quella che è la voglia di questi maschi di andare a redistribuire il reddito. Vediamo qual è la conclusione fondamentale di questo paper. Abbiamo dimostrato che la forza della parte superiore del corpo negli uomini adulti moderni influenza la loro disponibilità personale alla redistribuzione del reddito e della ricchezza. Questi effetti sono stati replicati in tutte le culture e, come previsto, riscontrati solo tra i maschi. Le donne non gli frega un cacchio della redistribuzione del reddito, solo i maschi vogliono ridistribuire il reddito. Tra l'altro qui, problema statistico numero uno, il cosiddetto effetto principale da studiare qui sarebbe il fatto di essere forti e volere redistribuire il reddito. Ma questi peracottari di quelli che hanno scritto l'articolo, che hanno fatto? Quell'effetto non l'hanno trovato veramente. Hanno dovuto, tra virgolette, sporcarlo e farlo interagire con un cosiddetto effetto di stato socio-economico. Quindi hanno dovuto mettere insieme, pur di trovare qualcosa di significativo a livello statistico, il fatto di essere in uno stato socio-economico basso o alto e il fatto di essere, diciamo, con una forza nella parte superiore del corpo. Altra grande sola dell'articolo, che non viene detto. Quando vi dico parte superiore del corpo forte, voi vi immaginate il Big Jim col braccio di ferro di turno, no? Fortissimo, no? Che è incredibilmente, diciamo, prestante. Questi hanno messo della carta igienica, giuro, questo è vero, hanno messo della carta igienica attorno alla circonferenza delle braccia e poi hanno misurato a tavolino dopo quanto era il nastro di carta igienica. Quindi uno con le braccia ciccione, cioè con, praticamente con tutte le ali di pipistrello, potenzialmente era uno straforte, potenzialmente. Quindi veramente il modo anche di misurare questa cosa, adesso noi giustamente ridiamo, adesso io voglio farvi ridere un attimo, no? Perché dopo arrivano le cose brutte. Però questa è una cosa chiaramente brutta, insomma. Risultati fondamentali. Uomini forti e destini forti, direbbe Spalletti. Uomini forti con un elevato status socio-economico si oppongono alla redistribuzione delle risorse, mentre gli uomini forti con un basso status sociale sono favorevoli alla redistribuzione. Quindi braccio di ferro, che un marinaio povero in canna sicuramente vota 5 stelle. Sicuro, secco. Secondo risultato fondamentale, e questo lo leggete nel paper, la forza della parte superiore del corpo influenza il sostegno alla redistribuzione economica delle donne? No, staci, punto. No, le donne non gliene frega niente della redistribuzione economica. Tanti problemi statistici qua. La scelta del campione, il campione non è rappresentativo. L'effetto fisso che uno vuole studiare, che appunto vedere se in qualche modo la forza delle braccia, una proxy, diciamo, per la forza del corpo influenza la redistribuzione del reddito, in verità viene fatta interagire, fatta sporcare con quella che è appunto lo stato socio-economico. Quindi anche qui stanno facendo una serie di ricerche, partono con un'idea, la cambiano, la modificano, prendono un bivio, prendono un altro bivio, perché l'importante è trovare qualcosa di statisticamente significativo. E poi, ripeto, ci possono pure stare simpatici i danesi, ma perché i danesi?
e perché gli argentini? Questo non si capisce, vabbè. Allora, avrete capito che insomma il tono per ora è abbastanza friendly. Ovulazione e vestiti. Ecco qui. Qui siamo veramente alla, proprio, siamo veramente alla frutta, come si dice, no? Stessa rivista, stesso anno, l'anno del Signore a quanto pare, non so se sa che è successo quell'anno, esce questo articolo che dice le donne sono più propense a vestire di rosso o, attenzione, questo o fa tutta la differenza del mondo, le donne sono più propense a vestirsi di rosso o di rosa quando sono al picco della fertilità. Ora, sti cazzi no, cioè proprio, cioè della serie, ma a noi che ci importa di questa cosa? Cioè, come, adesso apriamo le luci in sala, c'è qualcuna di rosso e di rosa che magari, non so, vuole figliare, non si sa, qual è, non so, riusciamo a mettere una luce, non so, mia madre non so come sia vestita stasera, spererei che sia di tinte scure adesso, non lo so. Vediamo. No, fortunatamente nessuna di voi vuole figliare, vabbè. Allora, anche qui, grazie, benissimo, benissimo, non ci siamo messi d'accordo con questa, però è venuta bene. Allora, Bill e Tracy, sembrano i telefilm di Italia 1, Will e Grace, Darm e Greg. Bill e Tracy, 2013, attenzione, perché qui stiamo scherzando, perché tra un po' arriva il drammatico. Le donne che sono al massimo della fertilità hanno 3 volte più probabilità di indossare camicie rosse o rosa rispetto alle donne in altri momenti del loro ciclo mestruale. Ora, io dico, no? Anche qui, problemi statistici a iosa. 2 campioni di donne selezionate, 1 studentessa universitaria, 1 donne che hanno risposto ad un sondaggio Amazon e hanno ricevuto compenso monetario tra i 18 e i 47 anni, ma lo studio dice che è tra i 18 e i 40, quindi la vecchia che ha risposto l'hanno messa dentro comunque. Assolutamente mancanza di idea di come è stato selezionato il campione, di come è stato fatto il modello statistico, di quale sia quella famosa metrica P, quel famoso p-value, che poi in qualche modo deve dare una differenza statisticamente significativa. Altro grande risultato fondamentale. Le donne ad alto rischio di concepimento hanno sostanzialmente maggiori probabilità di indossare una maglietta rosa o rossa rispetto alle donne a basso rischio di concepimento, ma soprattutto il rischio di concepimento non ha avuto alcun effetto sulla prevalenza di qualsiasi altro colore di maglietta in entrambi i campioni. Della serie niente 50 sfumature di grigio, almeno quello. Grandissimi problemi di scelta del campione, grandissimi problemi nella cosiddetta molteplicità, nella molteplicità dei confronti che può essere fatta, perché giustamente alcuni statistici vi hanno detto ma voi siete partiti dal fatto di voler testare esattamente il rosso e il rosa? E loro hanno risposto, gli autori, Bill e Tracy, usciti dal telefilm, hanno detto noi volevamo testare rosso e rosa perché la nostra idea pre-sperimentale, assolutamente mai preregistrata in nessun tipo di protocollo scientifico, era quello di tentare di capire se in qualche modo questi colori che negli scimpanzé sono associati a un'attrattività, alla sessualità, diciamo, no, tutta questa cosa, diciamo, che porta alla vicinanza della donna, fosse in qualche modo significativo. Ma la vera domanda è, ma se loro avessero visto statistica significatività con solo il rosso o solo il rosa, cosa sarebbe successo? Magari avrebbero scoperto e magari avrebbero fatto un'altra storia. Oppure, cosa sarebbe successo, per esempio, se avessero visto l'attinenza col blu? Non so, probabilmente avrebbero rideclinato, non so, ovulation in blu, tipo per Gershwin rivisitato in chiave fertile, probabilmente, no? Non si sa cosa avrebbero fatto. Quindi anche qui, la cosiddetta molteplicità, la cosiddetta non preregistrazione, e anche qui nessun tipo di validità di quello che è stato fatto, perché nessuno ci dice come sono stati tirati fuori i risultati. Ogni volta che leggiamo un articolo scientifico dobbiamo cercare di capire se quello che c'è scritto in qualche modo sia riproducibile, replicabile, se i protocolli che ci sono stati dati in qualche modo sono stati veramente fatti per essere, diciamo, ripetuti. Ultima chicca, purtroppo quando si fa uno studio scientifico uno c'ha molte, diciamo, spazi di manovra. Allora a un certo punto gli autori hanno detto che come picco della fertilità, scusate, qui ci sono il 50% delle donne, adesso parlo ai maschi, il picco della fertilità è tra il 6° e il 14° giorno del ciclo mestruale. Però ho fatto una ricerca. Allora, secondo in verità womenshealth.gov, i giorni più fertili sono 3 giorni 10 e 17. Invece babycenter.com dice i giorni da 12 a 17. Ora, non so cosa dica, diciamo, il sito della Farnesina nostro o altro, però, insomma, c'è uno scollamento. Quando i due statistici americani che vi cito tra poco, Andrew Gelman ed Eric Locken, hanno fatto un pubblico esposto a questo articolo,
Gli autori hanno risposto, ma 6 e 14 è la pratica standard del nostro campo. Che vuol dire del vostro campo? Gli psicologi hanno fichi di fertilità diversi, forse. Che vuol dire la pratica del nostro campo? Che vuol dire? Ecco, quindi qui veramente anche qui stranezza. Tutto sembra predeterminato, tutto sembra fatto, ma in realtà, purtroppo, tanti di questi ricercatori fanno un cosiddetto giro su se stessi, prendono dei sentieri, prendono dei confronti, e quando pescano qualcosa che sembra reale, lo dicono, lo scrivono, ma senza andare in qualche modo a validare l'ipotesi pre-sperimentale posta all'inizio dell'esperimento. E qui arriviamo all'ultimo caso di Lost in Replication, purtroppo il più grave. Purtroppo il più grave. E qui veramente anche la voce si abbassa, la gravità si acuisce, perché qui siamo di fronte a un caso piuttosto grave. Questo è quell'articolo che più di tutti ha contribuito ai falsi, alle false storie riguardo una correlazione tra il vaccino contro parotite morbilla e rosolia e l'autismo nei bambini. Allora, questo articolo è del 1998, scritto da Wakefield e colleghi. D'altronde, in un'epoca pre-big data, no? Big data, tanti dati, il loro campione era piuttosto grande, 12 bambini, 12, per indurre su una popolazione generale, no? 12 bambini mi sembra un bel numero. Selezionati come? Non si sa. Loro dicono abbiamo fatto un campionamento di tipo consecutivo, invece era completamente selettivo, completamente, completamente. Hanno aggiustato per fattori tipo, magari, come dire, problemi di salute dei bambini? No, lasciamo stare, prendiamoli così, prendiamo quelli che ci trovano, prendiamoli, facciamo lo studio. Altra cosa, dovete pensare anche una cosa, a livello anche di, se vogliamo, causalità, di sintomi di causalità, purtroppo per definizione, quindi diciamo l'autismo o per progettazione il vaccino, sono cose che purtroppo arrivano nella prima infanzia, no? Anzi, nel caso del vaccino, meno male che arrivano nella prima infanzia. Sono cose che possono essere concatenate, ma vai tu a capire che c'è una causalità. Queste hanno preso 12 persone, 12 bambini, e a un certo punto la conclusione dell'articolo è questa. L'insorgenza di sintomi comportamentali è stata associata da parte dei genitori alla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia in 8 dei 12 bambini analizzati, con l'infezione da morbillo in un bambino e con l'otite media in un altro. Tutti e 12 bambini presentavano anomalie intestinali che andavano dall'iperplasia nodulare linfoide all'ulcerazione aftoide. L'istologia ha mostrato un'infiammazione cronica a chiazze nel colon in 11 bambini e un'iperplasia linfoide ideale reattiva in 7, ma nessun granuloma. I disturbi comportamentali includevano autismo, 9, psicosi disintegrativa, 1 e possibile encefalite post-virale vaccinale. Se leggo questo, io voglio levarmi il vaccino dalle vene, se leggo questo. Peccato che però, se andiamo allo studio, ripeto, i problemi sono infiniti su questo studio. I campioni piccoli, la non capacità di indurre su un agglomerato generale, la mancanza completa di metodi statistici associati, la mancanza completa di un risultato quantitativo che ci dica veramente che quella cosa lì sia successa. Niente di tutto questo. Finalmente un po' di scienziati hanno provato a fine anni 90 a replicare gli esperimenti, a riprodurre quegli esperimenti. Hanno dovuto a quel punto dire non siamo in grado, con i dati che ci danno gli autori, di replicare questi esperimenti. L'articolo è stato fortunatamente ritrattato nel febbraio del 2010, se non che il buon Wakefield, autore principale dell'articolo, è a piede libero, che probabilmente ancora dice qualche teoria molto molto strana. Però, ripeto, non c'è nessuna procedura statistica in qualche modo documentata. La conclusione ancora più allarmante qual è? Se esiste un nesso causale tra morbillo, parotite e vaccino contro la rosolia e queste sindromi, un'incidenza in aumento potrebbe essere anticipata dopo l'introduzione di questo vaccino nel Regno Unito nel 1998. Nella maggior parte dei casi l'insorgenza di sintomi è avvenuta dopo la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Ulteriori indagini sono necessarie per esaminare questa sindrome e la possibile relazione con questo vaccino. Purtroppo nel 2008 e nel 2009 sacche crescenti di parotite, morbillo e rosolia negli Stati Uniti e nel Regno Unito purtroppo sembrano che siano dovute esattamente a questa, in qualche modo, cautela, chiamiamola cautela, di alcuni genitori a non vaccinare i bambini dopo questi articoli, dopo un articolo di questo tipo. Allora, ecco qui, 4 storie, Lost in Replication. Voi direte, sono esempi sparuti, sono esempi causali, casuali, sono cose veramente isolate? No, purtroppo fanno parte di una miriade
una collezione, purtroppo, di esperimenti. Questi sono esperimenti non replicabili. Perché? Ve l'ho detto, perché fondamentalmente non è possibile rintracciare mai la catena di operazioni che ha portato esattamente a quei risultati. Un agente terzo, uno studioso terzo, non potrebbe mai riprodurre quei risultati. E sono, diciamo, dati, questi qua, che sono coerenti con cosiddetti effetti nulli o molto molto rumorosi. Cioè, estrarre il segnale dal rumore di certi dati, spesso in psicologia o in queste, diciamo, scienze sperimentali, purtroppo non è facile. Eppure questi studiosi cosa hanno fatto? Hanno cercato di surfare e di muoversi con, diciamo, anche un po' di disinvoltura tra tutte quelle che potevano essere dei bivi di ricerca. Loro magari non sono partiti con un'idea particolare generale, no? Loro a un certo punto hanno detto, boh, vediamo che succede con i colori quando c'è l'ovulazione nelle donne. E hanno pescato, diciamo, delle cose particolarmente significative. Ecco, questo, diciamo, andamento è ben riassunto in questa definizione, The Garden of Forking Paths, il giardino dei sentieri che si biforcano. Prende il titolo da un bellissimo racconto di Jorge Luis Borges del 1941, un romanzo che vi invito a leggere. Io ho letto una pagina, ma vi invito a leggerlo, perché, diciamo, di solito quelli bravi fanno così, dicono, vi invito a leggere. Ma soprattutto un bellissimo disco del 2021, questo sì, l'ho ascoltato tutto preparando questo pezzo, è bellissimo il pezzo The Forking Path, tutto chitarre, molto molto bello. E in qualche modo però dobbiamo totalmente l'uso di questa definizione nell'ambito statistico ai due statistici che ho menzionato prima, Andrew Gelman e Derek Lockham. Fondamentalmente il giardino dei sentieri che si biforcano è un'espressione vincente che purtroppo in statistica definisce, come in questi studi qua, di cui la statistica, in qualche modo, che si servono della statistica, quella tendenza in qualche modo a surfare, a muoversi, a prendere bivi, a fare un'analisi particolare sui dati che hanno visto. Ma cosa sarebbe successo se avessero visto altri dati? Magari avrebbero costruito un'altra storia? Magari avrebbero costruito altri risultati? Ecco, sono tutte dunque questioni queste che hanno a che fare con la statistica. La statistica, disse Carl Pearson, uno dei padri fondatori della disciplina, è la grammatica della scienza. Ora, per essere la grammatica della scienza, dobbiamo stare attenti a come la usiamo, dobbiamo capire se la lingua va bene. E d'altronde, sempre Andrew Gelman, a un certo punto dice, come statistico, io non sono esperto di qualsiasi X che mi capiti di studiare, se mi fanno fare delle statistiche sui fertilizzanti, io non è che sono esperto di fertilizzanti. Se mi fanno fare delle statistiche su, diciamo, un farmaco, non è detto che io ne sappia qualcosa di questo farmaco, però, appunto, credo che uno statistico possa essere veramente esperto e saperne qualcosa solo in uno tra i vari, diciamo ambiti che studia. Tuttavia, però, la statistica è fondamentale. La statistica è fondamentale perché, ripeto, perché è quella che ci permette in qualche modo di andare a valutare fondamentalmente quando possiamo dire qualcosa e come fondamentalmente possiamo dirlo. Come dice Elena Cattaneo all'inizio di questa presentazione, lo scienziato deve aderire al metodo scientifico. Metodo scientifico, da Galileo in poi, vuol dire elucubrazione di una teoria, un'ipotesi pre-sperimentale, numero di prove a sostegno o a discredito della stessa ed eventualmente generalizzazione per induzione ad un agglomerato, diciamo, generale, quindi in qualche modo poi verifica generale per induzione della legge che stiamo ponendo. Purtroppo in tutti gli studi che abbiamo visto, probabilmente gli scienziati, i ricercatori non sono mai partiti da una vera e propria ipotesi pre-sperimentali. E la professoressa Dorothy Bishop, la psicologa di Oxford, qualche anno fa ha detto: ci sono purtroppo delle pratiche molto strane nella ricerca sperimentale e ci sono almeno 4 cavalieri della non replicazione, ci sono 4 cose che purtroppo remano contro la non replicazione scientifica. Allora, lei cita appunto il cosiddetto bias da pubblicazione, il p-hacking, i campioni piccoli e lo storytelling post-sperimentale. Ora, andremo molto velocemente, però aggiungo anche un quinto cavaliere, la mancanza di trasparenza. Il fatto che purtroppo molte volte non troviamo, ripeto, i bugiardelli a fronte degli articoli che leggiamo, dei libri che leggiamo, che in qualche modo riescono a farci replicare, a capire come quell'esperimento in qualche modo sia stato concepito. Quando parliamo di bias da pubblicazione, parliamo di una cosa molto importante. Vi sarete resi conto, questa è una cosa che avviene anche quando ascoltate la televisione o la radio o quando aprite un giornale, che siamo tutti inclini a una cosiddetta, se vogliamo, bias, distorsione confermativa. Gli scienziati sono molto propensi a comunicare risultati che vengono bene,
che sono favorevoli. Non sentirete mai uno psicologo che dice: ho cercato se l'ovulazione è in correlazione con il vestito rosso e non l'ho trovata. No, perché cosa fare di quelle ricerche che non vengono confermate? Cosa fare di quelle ricerche che purtroppo non portano in qualche modo a una conferma dell'esperimento? Questa è una bella domanda. Ora, tipico esempio. Bisogna mettere sul mercato un farmaco molto potente contro qualche malattia. Ora, non sto facendo nessun tipo di insinuazione, anzi, tra un attimo vi dico cosa è successo col Covid, di molto positivo, se vogliamo. Però, tipica situazione. Se un pool di scienziati è sovvenzionato e finanziato da fondi statali, da fondi governativi, da fondi regionali, da fondi di chi che sia, e deve mettere sul mercato un nuovo farmaco, beh, vi assicuro che con tutti i finanziatori che ci sono, quel farmaco non può fallire. La ricerca non può fallire tante volte. E questo anche per cose molto più piccole. Anche se veramente devo provare, per esempio, qual è la correlazione, per esempio, tra l'ovulazione, per esempio, e il fatto di mettersi un certo vestito. Ma se quella ricerca è finanziata e sovvenzionata da qualche grosso magnate, vi assicuro che il ricercatore non può fallire. E soprattutto tante volte non può neanche permettersi fondamentalmente di non pubblicare, perché la comunità accademica, e questo purtroppo è un problema, si nutre nel solco del cosiddetto publish or perish, pubblica o muori. Ve lo dico, ve lo posso dire io, ve lo può dire Giulio che viene dopo di me, ma noi dobbiamo pubblicare, l'unica moneta che conta, l'unica moneta tonante, alle volte, non in questa sala dove siamo tutti bravissimi, però a scapito, a discapito di quella che può essere la qualità, perché conta più il volume della qualità. Allora vedete, capite, questo, se volete, ha creato una distorsione. Quella che è la ricerca scientifica, che dovrebbe essere anche un po', se vogliamo, la culla del dubbio, perché tutto nasce dal dubbio, diventa fondamentalmente una teoria confermativa. Diventa una teoria che, nelle parole dello filosofo Karl Popper, non è falsificabile. Se non posso falsificare ciò che vedo, se non posso migliorare, se la legge di gravitazione universale non può evolvere fino alla relatività di Einstein, allora mi chiedo cosa ci stanno a fare gli scienziati. Invece, purtroppo, molte delle conclusioni che vediamo, molte delle cose che leggiamo, purtroppo sembrano degli effetti assolutamente confermativi, sempre confermativi. E le riviste scientifiche non fanno spesso un buon lavoro, perché le riviste scientifiche non vogliono avere effetti nulli o la mancanza di effetti. Vi dicevo, però, ci sono degli esempi buoni, molto buoni. Per esempio, Pfizer, al 31 dicembre del 2020, pubblica il suo articolo in cui ci parla di come il suo vaccino sia efficace, e vi assicuro che fa un articolo di 15 pagine con un opuscolo di accompagnamento, una nota integrativa di 130 pagine, con tutta l'inclusione del campione, dei modelli, delle formule, dell'analisi numerica per arrivare a capire qual è l'efficacia. Quindi, tipicamente, usa un trial clinico, suddivide la popolazione in due metà, una a trattamento e una a controllo, e vuole assaggiare l'efficacia della popolazione a trattamento rispetto a quella a controllo. Ora, perché vi dico che è replicabile? Perché l'ho fatto io, in primis, per dire. Mi è stato chiesto di fare una lezione un anno fa per una scuola di specialità di igiene. Ho ricostruito con il software tutti i calcoli, nessuno ci ha capito niente, però insomma mi hanno detto che in effetti i risultati tornavano, è stata comunque una grande soddisfazione. Terzo problema, terzo cavaliere, stiamo quasi finendo, non vi preoccupate, il T-hacking. Allora, ve la faccio molto breve, ma c'è uno strumento in statistica che è molto manicheo, che è molto popolare, il cosiddetto P-value. Pensate, compie 100 anni tra un anno, lo inventò Ronald Fisher, un grande statistico, perché voleva assaggiare quale fosse la differenza di rendimento in alcuni lotti di terra in base a certi fertilizzanti. Ora, il p-value è una misura che ci dice che quando questo valore è molto piccolo, allora c'è un effetto significativo. Questo vuol dire che se un ricercatore pone due ipotesi a confronto, una cosiddetta ipotesi in cui non c'è effetto, il trattamento non ha effetto, e una seconda ipotesi in cui dice il trattamento invece è molto importante, quel farmaco è molto importante. Bene, per saggiare se vi è statistica significatività, e quindi se il trattamento è veramente efficace, di solito la statistica usa questo p-value. Il problema qual è? Il problema è che, ve lo posso assicurare, quando un medico ti chiede: ho questi dati, devo trovare un valore P sotto una certa soglia, lo statistico debitamente scafato può fare quasi di tutto per arrivare a un valore P minore di 0.05, che vuol dire fondamentalmente il whatever it takes divenuto celebre con Mario Draghi quando era presidente della BCE. Grande Marione Draghi, anzi, grande fino a un certo punto, però insomma. Quindi,
Il P-value è fondamentalmente quella struttura manichea che ci permette di dire se un risultato è statisticamente significativo o no, e le riviste vogliono P-value piccoli. Ecco, qualcuno vuole cose grandi, e invece le riviste chiedono P-value tendenzialmente molto piccoli. Infine, i due problemi finali. Campioni piccoli. Lo studio sui vaccini, che ha spinto molte madri a non vaccinare i bambini, 12 pazienti, 12. Lo studio su ovulazione e vestiti, che non è importante come quello dei vaccini, il secondo campione c'aveva 24 studentesse. Quello sulla forza delle braccia, forse una settantina. Ora dico, siamo in un'epoca di big data, e facciamolo qualche sforzo, no? Cioè, un minimo sforzo. In un'epoca in cui ChatGPT è un replicante perfetto delle facoltà umane, parentesi, ho chiesto a ChatGPT di trovare degli articoli e mi ha sbagliato i titoli, quindi vuol dire che replica male. Ecco. La replicazione fallisce pure in seno a OpenAI, a quanto pare. Fatto sta che facciamolo uno sforzo, i dati ce li abbiamo. E poi infine l'ultimo grande problema, il cosiddetto storytelling post-sperimentale. Noi partiamo da un'ipotesi, magari poi vediamo altro, facciamo un confronto significativo, troviamo altro, lo tiriamo fuori e poi alla fine in qualche modo facciamo uno storytelling a esperimento eseguito, senza neanche ricordarci di quale fosse in qualche modo l'importanza dell'ipotesi iniziale. Allora siamo in fase di, ecco, questo sono un po' di analisi sul, diciamo, sul vaccino. Ora la statistica è importante perché, ripeto, perché ci può dare là per assaggiare in maniera congrua quella che può essere la replicabilità di certi esperimenti. Tenete conto che in ambito medico solamente il 40% grosso modo degli esperimenti è riproducibile da agenti terzi. In ambito psicologico il 30%, in ambito economico il 25% grosso modo. Quindi siamo su soglie veramente molto, 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 molto basse. E d'altronde, in qualche modo, anche capire quando uno studio è veramente replicabile non è facile. Ora, per esempio, un lavoro che stiamo facendo col professor Consoni dell'Università Cattolica è quello di provare con una metodologia bayesiana a capire quando uno studio è veramente replicabile. Ora, questa è una marchetta clamorosa, quindi potete citarmi, domani cornetto e cappuccino al bar. Quindi la statistica serve in qualche modo per arrivare a delle conclusioni, serve per essere in qualche modo, per andare verso una replicabilità, però ecco, non è tutto oro quello che luccica, purtroppo, non è tutto oro quello che luccica, perché questa è una crisi, siamo in mezzo a una crisi di replicazione, crisi di non riproducibilità, e forse viene da pensare che se abbiamo visto quegli studi là, e ne abbiamo visti veramente di ridanciani, poi ce ne sarebbero tanti tanti altri, ce n'è uno bellissimo, per esempio, sugli squali e le elezioni politiche, che pare che più squali vedi, più le politiche vadano verso il repubblicano. Cioè, in effetti lo squalo è un animale un po' repubblicano, sì, vabbè, ci sta, però insomma è una cosa molto strana. Forse il peccato originale della statistica, a voler essere autocritici, è di aver fatto passare l'idea che tu puoi trarre conclusioni forti da ogni dato. Forse gli scienziati hanno capito la statistica troppo bene, o meglio, gli è arrivato troppo forte il concetto, nel senso, pensano sempre, di poter sempre estrarre il cosiddetto segnale dal rumore. Tanto la statistica vince quando un valore P, un P-value cosiddetto, è minore di una soglia 0.05. Ecco, in verità alcune riviste stanno andando verso pratiche di scienza e statistica aperta sempre di più, verso pratiche che in qualche modo anche facciano una cosiddetta revisione peer-to-peer, una revisione da pari a pari, in cui prima ancora di revisionare i risultati si revisionano i metodi. Quindi io accetto o non accetto il tuo articolo all'inizio, non in base ai risultati che vengono fuori, ma in base alla bontà e alla congruità dei metodi che in qualche modo tu stai ponendo. Allora, diciamo, forse prendendo quella un po' di, diciamo, conclusioni, che un po' di statistici dicono in giro per il mondo, forse i veri progressi cosa richiederanno? Richiederanno che i ricercatori in qualche modo si discostino dalla cosiddetta alchimia del p-value, dalla cosiddetta alchimia dell'effetto non effetto, in cui tutto è manicheo, in cui o c'è un effetto o di fatto non c'è un effetto. I ricercatori in qualche modo dovranno accettare fondamentalmente l'adagio riassunto da uno statistico americano un po' di anni fa, che dice: accettare l'incertezza, abbracciare la variabilità. Abbiamo troppe cose incerte in questo mondo, abbiamo tante cose incerte, tutto incerto probabilmente, abbracciamo la variabilità, che è una proxy dell'incertezza, che è un'approssimazione dell'incertezza, ma è l'unico modo con cui possiamo tentare in qualche modo di cogliere l'incertezza, e non è dicendo sì, no, effetto, non effetto, il tuo trattamento è per forza efficace
oppure se ti metti di rosso è perché vuoi figliare. Ecco, questo forse può essere, diciamo, un piccolo monito. Ora, non sempre, io credo, non sempre, questa è la cura, nel senso che non sempre dei metodi trasparenti e consapevoli possono portare a un miglioramento della ricerca scientifica e, se vogliamo, a un miglioramento della replicabilità. Ora, l'esempio di Pfizer è molto calzante, ci fa capire come la scienza fondamentalmente sia proseguita per falsificazione e progresso in maniera anche molto, molto vincente, ma purtroppo nella scienza, magari in altri tipi di scienze sperimentali, come per esempio la psicologia, se tu stai studiando un effetto molto piccolo, se tu stai studiando l'effetto che il picco fertile può avere sul voto delle presidenziali americane, dove di solito non si vedono mai grandi scostamenti nelle presidenziali americane, di solito si sa, grosso modo, che la popolazione vota molto democratica in certe zone, molto repubblicana in altre, non ci sono questi grandi scollamenti. Beh, se stiamo studiando un effetto molto piccolo, dove c'è molto rumore, forse anche le migliori pratiche di scienza statistica aperta forse non riusciranno in qualche modo a migliorare la vicenda, però non dovranno farci dimenticare che ogni volta che noi scriviamo un articolo, ogni volta che leggiamo un articolo, una volta che leggiamo un documento scientifico, dovremmo sempre rendicontare tutti i protocolli e tutte le operazioni che hanno portato a quei risultati, a partire dall'ipotesi pre-sperimentale, dall'ipotesi di partenza, che è la cosa numero uno, che è la cosa fondamentalmente di cui ci si nutre, che è la cosa che potrà venire provata o non provata, ma dobbiamo evitare appunto questi sentieri, questi giardini di sentieri biforcanti dove prendiamo un bivio, poi prendiamo un altro bivio, e alla fine è come il docoio-coio, no? Se vogliamo, è come se vai nel bosco per cercare i porcini e poi te ne torni con un capriolo, vabbè, ho capito, ma stai andando a porcini, cioè, in senso, quindi è diverso, quindi della serie non prendiamo tutto quello che ci arriva, prendiamo quello che volevamo provare e soprattutto se non lo troviamo, non lo troviamo, punto. La scienza è anche dire di no, ce l'ha detto Karl Popper, è un messaggio piuttosto importante. Allora, io nel preparare questo intervento devo ringraziare intanto Giulio, perché l'esempio sul vaccino me l'hai trovato tu, bellissimo, è la volta che OpenAI ha fatto bene e ha trovato un articolo giusto, poi ne ha trovato uno sbagliato, quindi grazie per l'articolo sul vaccino. E ti sto per dare anche idealmente la parola, ma nel preparare questo intervento, diciamo, ho letto, ho evitato di ascoltare Angelina Mango, che è stato tutto un piacere, ho ristudiato delle cose, alcune le ho riviste, ho guardato dei video, mi sono via via chiesto se sarei stato capace di veicolare questi concetti, che sono concetti, penso, comprensibili, sono sia alti che bassi, perché mischi l'alto e il basso, che per me alla fine in media va bene, quindi la statistica è ottima. E mi sono chiesto se sarei stato capace di veicolare i contenuti che stavo assimilando, ma soprattutto mi sono chiesto se stavo capendo quello che stavo leggendo. Ma forse del tutto l'ho fatto solamente stasera qui con voi, perché, per usare una frase finale di un grande mentore, ma una persona a cui questa presentazione deve tantissimo, l'unico modo per imparare davvero una materia è insegnarla. Grazie. Grazie Leonardo per l'intervento, sicuramente offre molti spunti di riflessione. Come anticipavo, adesso avremo uno spazio dedicato alle domande, potrete far emergere dubbi, perplessità o spunti di riflessione. Allora, cercatore, no, volevo solo sottolineare che il P di Fisher, tu lo sai benissimo, è stato il concetto, il modello mentale che stava dietro, il modello poi matematico che stava dietro, era un modello costruito negli anni 30 con una determinata specifica, con uno specifico obiettivo, che è quello di valutare i risultati ottenuti alla stazione sperimentale di Fisher. Che voi non lo sapete sicuramente, lo sanno gli agronomi come me, perché a volte dicono che c'è questa famosa stazione che fa le prove dal 1875. Okay. Applicare il P poi in una statistica che lavora molto sul modello statistico, sì, quello è effettivamente. Il problema fondamentale, secondo me, da sottolineare è che noi utilizziamo degli strumenti usati in un certo modo, in un certo contesto, e li espandiamo su
concetti, modelli e applicazioni completamente diversi. Quindi questo è un grossissimo, grossissimo. Ah, grazie, scusa, ti chiami che Gilberto, grazie, assolutamente. Qui potremmo andare avanti a parlare di Pivelio una vita, ma la gente praticamente penso che si sparerebbe, giustamente. Però hai citato la stazione di Rotamsted, o Rotamsted, dove appunto questi esperimenti venivano fatti. Ora, è verissimo, l'applicazione, tra virgolette, un po', se vogliamo, non dico cieca, ma un pochino automatizzata di certe cose ha portato una certa ricerca scientifica a essere in qualche modo anche molto automatica su certe cose, troppo automatica. Ecco perché io quello che dico ai ragazzi, anche te l'ho detto oggi in classe, no? Dico, qualsiasi sia il vostro metodo di stima che avete, cioè potete avere un algoritmo, un altro algoritmo, ma prendeteveli tutti, cioè nel senso, ma guardate cosa viene, analizzate cosa viene di diverso, vediamo cosa succede se usate un metodo piuttosto che un altro, ce ne abbiamo. E come dice giustamente Gilberto, quel metodo è nato con un intento, come tanti metodi nascono per certi intenti. Quindi effettivamente la nascita di certi algoritmi purtroppo alle volte viene troppo in qualche modo data per scontata e troppo automatizzata. Sono pienamente d'accordo. Altre domande? Allora, quindi mi sembra di aver capito che il problema principale, oltre alla tendenza alla pigrizia umana, sono anche i soldi, alla fine, sempre. E, essendo più vicina, potendo essere più vicina all'ambito della ricerca, posso capire la necessità dei ricercatori di mandare articoli, anche se possono essere leggermente, cioè un po' più o meno approssimativi sulle metodologie. Non mi è troppo chiaro perché invece chi fa review ha la necessità di far passare articoli, perché mi viene da pensare naturalmente che se i reviewer fossero più severi nel valutare le metodologie, è vero, ci metterebbero più tempo, però sarebbe il metodo più veloce per anche spronare i ricercatori a essere più metodici. Quindi volevo sapere se poteva ampliare un attimo su questa cosa dei reviewer. Il punto che tocchi è fondamentale. Qui siamo tutti sotto una sorta di grande edonismo da citazione, cioè ci piace essere citati, no? Ci piace essere in qualche modo sempre, uno si va a vedere Google Scholar, quante citazioni ha. Quello che dici, nome, scusami che non ti vedo tra l'altro, Linda? Allora, quello che dici è fondamentale. In realtà esistono molti regimi di cosiddetta revisioni da pari a pari. Ci sono riviste che sono assolutamente con un tasso di reject praticamente tendente a uno, praticamente, cioè praticamente deterministico. E quindi quella cosa lì induce molti ricercatori a o non mandare a certe riviste alcuni articoli o semplicemente a dire facendo una piccola preghiera. Però quello che dici tu purtroppo è vero in riviste magari non top, no? In riviste non top alle volte tu puoi trovare dei revisori che sono in qualche modo piuttosto anche inclini a dire vabbè, ma sai che c'è, lo faccio passare. Ti cito due motivi per cui questo avviene. Te lo dico da revisore, perché io, Giulio, ma tanti, Gilberto suppongo, tanti di quelli che sono qui stasera lo fanno il revisore. Il revisore viene fatto gratuitamente. So che sembra una cavolata, ma tu pensa cosa vuol dire leggere con attenzione un articolo scientifico e dover trovare delle criticità. Non è semplice. Quindi quella è la prima grande cosa. Quindi che tu lo faccia bene o male, conta lo stesso. C'è solo un problema, se vogliamo, etico tuo nel volerlo fare bene. Però ovviamente tante volte uno dice, ma sai che c'è, che palle, devo fare una revisione scientifica di un articolo, ci metterò una vita. Allora tante volte vai molto veloce. E andando veloce non cogli i punti critici. Questo può essere un problema. Quindi ci vorrebbe un sistema, secondo me, ad incentivo della revisione scientifica. Per esempio, una cosa bellissima di cui ho beneficiato qualche anno fa, la Società Italiana di Statistica mi fece fare delle revisioni e mi hanno pagato in libri. Io non chiedo soldi, veramente, adesso al di là degli scherzi. Mi hanno detto, hai un buono libri di 150 euro, scegli di 3 libri dal catalogo della Springer. Bellissimo. È anche una prova del tuo lavoro. Io, non so, avrò revisionato, penso, una quarantina di articoli e non ho mai ricevuto niente se non questa cosa qui. E quello è un problema. La pigrizia. Secondo grande problema, l'autoreferenzialità.
spesso il revisore è una persona vicina all'ambito di cui si sta parlando. E cosa succede? È molto umano. Il revisore spesso dice, ma il tuo articolo abbastanza, ma se citi questo lavoro, che guarda caso è il lavoro tuo, del revisore, magari migliora l'analisi della letteratura. Questo è un cosiddetto fenomeno di autoreferenzialità, di omofilia della citazione. Tutti si citano in maniera anche abbastanza, se vogliamo, molto vicina, no? E questo purtroppo avviene anche. Cioè, alle volte, la moneta, tra virgolette, con cui una persona fa passare un articolo e in cui discrimina tra una revisione pesante, una cosiddetta major, e una revisione più leggera, che può essere una minor, spesso è anche indice del fatto che tu chiedi di essere citato. Questa cosa anche avviene. Ora, chi magari non è avvezzo alla ricerca scientifica stasera potrebbe andarsene un pochino confuso. Io non sto dicendo che è tutto così. Io sto dicendo che in questa sala noi siamo esattamente i più bravi. Questa però è una logica purtroppo invalsa, cioè sono delle pratiche purtroppo che esistono e purtroppo queste pratiche vanno combattute. Purtroppo, come dicevo anche prima, una grande manovra che si sta venendo a creare è quella di dire: io un articolo te lo valuto prima ancora che i suoi risultati sulla selezione dei metodi, non voglio neanche vedere i risultati. Come, non lo so, cioè come se stessimo scommettendo su una partita guardando solamente le formazioni prima della partita. No? Non vado a vedere altre cose. E quella è una pratica, per esempio, che potrebbe essere virtuosa, ma il problema che pone è un problema molto caldo e c'è la fallacia umana sempre dietro. Siamo sempre lì. Altre domande? Mi ricordo di aver visto un film chiamato Intelligenza Artificiale. Sì, io mi ricordo di averlo visto. Sì. Era un bambino robot in genere, ma praticamente umano. Si chiamava AI, intelligenza artificiale. Salve, ti ringrazio per la chiarezza della relazione. Mi chiamo Andrea. Allora, una domanda semplicissima. L'autoreferenzialità a cui tu stai facendo riferimento potrebbe essere anche, diciamo così, un elemento che va ad indicare anche la quantità di ricerche che vengono prodotte. Certamente la revisione delle ricerche è un fattore importante, la revisione. Ma già il fatto di sapere, per esempio, che il nostro ministro della salute ha prodotto, pur essendo ministro della salute, insegnante all'Università di Roma e tutto, prodotto una media di circa 15 ricerche alla settimana da quando è ministro, fa supporre che probabilmente la sottoscrizione delle ricerche non sono prodotte da lui stesso, ma da ricercatori che prestano nome. E una seconda cosa che volevo chiederti, è che se la revisione preventiva del metodo non possa in qualche modo intralciare l'innovazione nei metodi, cioè in qualche maniera far passare solamente il noto e non una metodologia che riesca a trovare forse il bandolo della matassa in un altro modo. Grazie. Beh, intanto mi devi dire bene il titolo di quel film, che poi non l'ho capito, me lo dici dopo. Grazie. Allora, grazie. Andrea, giusto? Grazie Andrea, beh, due domande belle, belle salate. Sulla prima, ovvero sia sulla produzione anche per conto terzi, chiamiamolo. Io penso che quella sia un indice da leggere in due direzioni. Io appunto sto per dare la parola a una persona che più di tutte è proprio un amante, un ricercatore innamorato e amante della collaborazione. Lui ci ha
tantissimi collaboratori, stiamo lavorando insieme e quindi è bello il fatto che secondo me la ricerca scientifica vada avanti anche per collaborazioni. Certo, esistono casi un pochino fisiologici, come forse il suo, voglio dire, il caso di Giulia, assolutamente fisiologico, e casi patologici, come quello di una persona che è ministro e probabilmente c'ha un team che semplicemente fa l'articolo e mette anche il suo nome. Quindi è un discrimine che tu giustamente poni e che non è semplice da vedere, perché, ripeto, ci sono i grandi, ancora cosiddetti, chiamiamoli con un termine che ormai è off records, i baroni, se vogliamo, no? Che loro imponevano che un articolo avesse il loro nome anche se non ci avevano messo praticamente una virgola, no? E quindi anche lì è un trade-off, è un bilanciamento tra fisiologico e patologico. Io penso che sia bello che esistano dei centri di ricerca che nascono in seno magari a un professore magari noto, anziano, e che poi chiaramente con gli articoli prendano anche il nome di quella persona. È ovvio che nel caso che tu giustamente menzioni, insomma, il fatto che un ministro che sarà impegnato in altre cose sia autore di 15 ricerche alla settimana, forse un po' patologico. Ecco, quindi, come dire, anch'io ne vedo di casi di questo tipo qua. Se ne vedono dei casi di persone che pubblicano, e ti chiedi, ma questo che fa tutto il giorno, no? E sono dei centri di ricerca ormai altamente specializzati, una catena di produzione molto specializzata anche nella pubblicazione. Quindi è un discrimine sempre molto, anche, è molto sottile. Sulla seconda cosa che dici, è una domanda molto fine, qui quello che dico è questo. E qui ovviamente se uno si mette solamente da revisore ad accettare dei metodi noti, la scienza non procede. La scienza procede per falsificazione e progresso, per come la vedo umilmente io, cioè per sbagli, per cadute di stile, per dimostrazioni sbagliate che poi hanno ridimostrato ed erano vere. Quindi effettivamente revisori non illuminati potrebbero incorrere in quello che dici te, cioè il fatto che magari un metodo praticamente viene sempre scelto. Purtroppo questa è una cosa che un pochino accade. Nel mio ambito di ricerca specifico, che è la statistica computazionale, ci sono un po' delle mode. Adesso è il momento di moda di un certo algoritmo, no? E vengono fuori tantissimi articoli su quell'algoritmo. Tra 5 anni magari cambia la moda, no? E faranno altri algoritmi e pubblicheranno su quegli altri algoritmi. Io li chiamo algoritmi, ma in verità mi piace più il termine modello o diciamo metodo. E qui sta, se vogliamo, anche a, come dire, all'illuminazione dei revisori. Io sono molto a favore di questo metodo in certe scienze sperimentali, ovvero dire, a me non mi importa sapere che l'ovulazione porta al rosso, al rosa, al blu, al grigio. Io voglio vedere qual è il metodo sottostante. Invece se siamo in un ambito magari di scienza dura, può essere biologia, può essere fisica, magari lì invece voglio vedere già il risultato, allora a quel punto il metodo lo vedo combinato al risultato. Quindi, però in effetti è una domanda molto, molto centrata, è un rischio del revisore. Ciao, nessun'altra domanda? Okay. Salve. Io avevo una domanda, dato che comunque questo problema di riproducibilità comunque in un modo o nell'altro sembra presente da anni, cioè la consapevolezza di questo problema sembra essere presente da anni, e al tempo stesso uno dei principi di noi persone che ci definiamo scienziati è l'inizio di zit, cioè rifiutare l'inizio di zit. Ecco, credo, ecco, che l'istruzione possa essere in un certo modo innovata per portare un po' più la ricerca fin da magari i primi stadi dalle superiori, ecco, a volte si sente anche quando uno argomenta me l'ha detto il professore, piuttosto che magari appunto utilizzare un metodo argomentativo, quindi portare delle prove, portare, che poi anche lì c'è il problema della prova in sé. Quindi ecco, come crede possa essere innovata, ecco, in qualche modo la scuola fin dai primi passi per combattere anche questo problema, poi quando si diventa ricercatori? Ora, in Italia c'è una cultura molto prona, secondo me. Quando andai a fare il visiting, c'era la gara chi alzava più la mano in classe, gli studenti. Parto lontano ma poi ci arrivo. In Italia, se tu chiedi, avete domande, la gente si nasconde.
una cultura molto, perché sembra che chi fa le domande è il secchione e che non vuole mettere, diciamo, poi in cattiva luce gli altri. Se vogliamo, è l'altra faccia della medaglia di quello che dici tu, dell'ipse dixit, ovvero sia, in America, ma anche nel resto d'Europa, forse un po' più che da noi, tra virgolette, importa meno chi ha detto cosa, lo devi dire con cognizione di causa. Tu puoi essere il più grande ricercatore del mondo, puoi essere il più grande neofita o emergente ricercatore che ci sia, ma se tu c'hai il metodo, se tu stai con, diciamo, trasparenza scientifica ponendo un problema, tu hai le tue chance. In Italia siamo molto schiavi di questa cosa qui. In Italia c'è una figura molto, se vogliamo ancora, quasi piramidale del sistema, in cui per forza chi parla ed è al vertice della piramide tendenzialmente ha ragione. Fortunatamente anche qui stiamo facendo dei miglioramenti. Ma io ho aperto non a caso con Elena Cattaneo, perché Elena Cattaneo, nell'articolo che vi invito a leggere, si chiama L'importanza dei mille occhi, dice esattamente questo. Dice: un mio noto collega aveva scritto una cosa e per quanto fosse l'affetto, la vicinanza, la stima reciproca professionale, Elena Cattaneo ha detto: scusami, a me questa cosa non convince. E ne ha parlato con altri colleghi per tentare in qualche modo di arrivare a capire se quella cosa era vera, fosse vera o fosse falsa. Appunto, la cosiddetta importanza degli altri mille occhi, degli altri studiosi e degli altri ricercatori che sono in giro per il mondo. La tua domanda è difficile, nel senso, cosa dobbiamo fare noi qui? Sicuramente un tentativo di avvicinare anche quello che può essere un po' il fascino della ricerca e della trovata. Perché io dico sempre, si chiama ricerca, non si chiama trovata. Quindi vuol dire che è qualcosa che tu ricerchi. E quanti errori si fanno per trovare qualcosa? Io vi cito solamente una cosa. Andrew Weil, matematico, nel 1994 dimostrò il teorema di Fermat. E lo dimostrò dopo che erano 350 anni che questo problema era rimasto insoluto, e De Fermat, che era un matematico dilettante, aveva scritto su un piccolo pezzetto di carta la dimostrazione. Ma lo dimostrò con ragionamenti complicatissimi, una matematica complicatissima. Ma lui la prima dimostrazione la sbagliò e disse a tutto il mondo che l'aveva fatta. E sua moglie gli portava la cena, il pranzo in soffitta, glielo portò per 7 anni. E lui la prima la sbagliò. Questa cosa viene detta molto raramente. Ecco, io penso che una cultura dell'ipse dixit, o quantomeno della relatività anche, chiamiamolo relativismo, se vogliamo, di quello che viene detto, debba essere nel solco anche della prova, ma anche della fallacia umana. Sbagliamo tutti, sbagliano i ricercatori, sbagliano i grandi professori. Quindi anche far vedere che un grande ricercatore può aver sbagliato una prova, può aver sbagliato una ricerca, non è un'infamia. Non è un infame, è il cosiddetto bias da pubblicazione, no? Il bias da selezione favorevole. Chi se ne frega, è sbagliato, non viene quell'esperimento e andiamo, basta. Risposta secca? Forse dai primi anni di scuola? No, primi, scusa. Mettiamo seconda, terza liceo? Far fare qualche incontro con cosa voglia dire essere uno scienziato in qualsiasi ambito che sia possibile. Sperimentale, teorico, fisici, biologi, psicologi, per far capire quali sono le difficoltà e per far capire però qual è la bellezza poi di trovare e di veicolare quello che hai trovato con trasparenza e condizione.